Cieli senza nuvole e luna complice, si preannuncia una notte di San Lorenzo ricca di stelle. Olimpia Mignosi. L'incanto si riaccende ad ogni notte di San Lorenzo. In quel magico passaggio di stelle cadenti si rinnova la tentazione irresistibile di alzare gli occhi al cielo per affidare ad ogni frammento di luce il desiderio rincorso. Magia del cosmo in quelle lacrime di San Lorenzo, come le chiama la credenza popolare. Non sono stelle, ci ricordano gli esperti, ma frammenti di una cometa che proprio in questo periodo dell'anno incontriamo sul nostro cammino. È la cascata delle Perseidi che la Terra incrocia. A contatto con l'atmosfera bruciano, si dissolvono, lasciando un'affascinante scia. Per secoli il picco degli avvistamenti è stato il 10 agosto. Col tempo il calendario si è spostato un po' più in là. Quest'anno cadrà tra il 12 e il 14. Intanto, muniti di un pizzico di pazienza e tanto romanticismo, stasera le premesse per andare a caccia di stelle ci sono tutte. Basta guardare nel cielo e cercare quella grande W, che è la costellazione di Cassiopea. Sotto Cassiopea c'è Perseo, che è il punto apparente di provenienza delle meteore. E poi ancora, allontaniamoci naturalmente dalle luci della città, niente binocoli e cannocchiali, mentre invece ad occhio nudo possiamo cogliere tutta quanta la scia delle meteore che cadono e con un po' di fortuna ne potremo vedere decine ogni ora.